noi dobbiamo riprogrammare questo nostro territorio, per cui queste risorse a nostro parere servono per determinare lavoro, opportunità, perché ci sarà una lunga fase di transizione che la città dovrà affrontare. Lei ha accusato aspramente i soggetti che hanno firmato il protocollo d'intesa e lei ad oggi lo ritiene ancora fallimentare quel tipo di protocollo? Ma sicuramente, avevamo un protocollo nel 2011 che avrebbe permesso a questa città investimenti per 800 milioni, significa che non si perdeva realmente nessun posto di lavoro sia nel diretto che nell'indotto della raffineria. Qualcuno ha firmato quel protocollo dicendo che era migliorativo, ma la realtà è che dopo due anni ci troviamo ancora ferme, la riconversione parte lentamente, ma anche partendo dalla riconversione della raffineria si perderanno centinaia di posti di lavoro, per cui io penso che il progetto che avevamo messo in campo noi era più utile alla città. In ogni caso ancora mi devono venire a spiegare qual è stata l'utilità di quel protocollo, anche perché, se vi ricordate bene, molta gente diceva in Italia chiuderanno diverse raffinerie. Signore mie, hanno chiuso solo la raffineria di Gela, questo è il risultato dopo due anni. Quando lei fa riferimento spesso a quando, insomma, lei era presidente della provincia e ha puntato molto sulle infrastrutture, ancora oggi lei dice il settore del turismo è un settore che potrà partire ma molto lentamente, bisogna creare le basi con le infrastrutture. A quali infrastrutture si riferisce? Noi come presidente della provincia avevamo fatto, se si ricorda bene, il distretto turistico. Il distretto turistico che cos'era? Era quella struttura che metteva insieme veramente Agrigento, Caltanissetta, Piazza Emilia e Caltagirone per fare un'unica struttura turistica per sviluppare il turismo, perché il turista che arrivava ad Agrigento sicuramente doveva venire a Gela per il patrimonio che c'ha, doveva andare a Caltagirone, doveva andare a Piazza Armerina. Quindi avevamo il primo passaggio, era quello di fare il distretto turistico, ma la gente per arrivare da noi deve essere incentivata ad arrivare. Per esempio abbiamo un aeroporto, quando poco fa dicevo mettiamo su un progetto per la Gela Vittoria, che significa che cosa? La gente che deve venire ad Agrigento, che deve venire a Gela, deve avere la struttura che dal punto di vista della permette di arrivare più velocemente possibile. In questo caso, per esempio, l'aeroporto è importante, però noi siamo isolati lì. Per arrivare all'aeroporto di Como ci vuole 1 ora e 20 minuti e sono semplicemente 20 chilometri. Quindi c'era tutto un progetto da mettere su, anche per velocizzare il collegamento con Catania, quindi con Ragusa, con Agrigento. Quelle infrastrutture servono a quello, velocizzare il collegamento fra i vari territori e quindi fra le persone.